Benvenuti sullo strano canale. Nel video di oggi vi parlo di un assassino che viene ricordato per le sue telefonate molto inquietanti. Siete pronti ad ascoltare la sua storia? Paul Michael Stefani nasce l'8 settembre 1944 a Austin, in Minnesota. Cresce con la madre e il patrigno. Il suo futuro è nero. È infatti destinato a diventare il serial killer conosciuto come The Weepy Voiced Killer, letteralmente l'assassino dalla voce piagnucolosa. A metà degli anni 60 si trasferisce a St. Paul, sempre in Minnesota. Trova lavoro come inserviente e poi come addetto alle spedizioni. È un uomo con parecchi problemi psicologici che a un certo punto viene arrestato per aver molestato una ragazza. Si sposa per poi divorziare poco tempo dopo. Dal matrimonio nasce una figlia. Da lì in poi conduce una vita solitaria senza un lavoro fisso e comincia a coltivare fantasie deviate fatte di sangue e omicidi. I pensieri si trasformano presto in azioni concrete. Tutto comincia nelle prime ore del mattino del 1 gennaio 1981 a St. Paul. Karen Potak, 20 anni, sta tornando a casa dal veglione di Capodanno al quale ha preso parte. Si è divertita, ha brindato e ha augurato ai suoi amici un nuovo anno felice. Anche a se stessa ha augurato 12 mesi di cose belle, senza sapere che di lì a poco l'aspetta una cosa spaventosa. Sulla sua strada incontra l'uomo che la ridurrà in fin di vita, senza alcun motivo. Paul la incrocia casualmente durante la sua ronda notturna, un assassino che vuole togliere la vita a una donna, non importa chi. Aggredisce Karen e la trascina nel retro delle officine della ditta Malberg. La colpisce ripetutamente alla testa con una pesante chiave svita bulloni di ferro. Quando Karen smette di lottare, la abbandona lì, accanto alle rotaie del treno. Poi entra nella prima cabina telefonica e chiama la polizia alle 3 di notte. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Malmberg Manufacturing Company Machine Shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? La polizia e l'ambulanza arrivano sul posto. Non c'è traccia dell'aggressore. Come si scoprirà in seguito, quella è l'azienda per cui Paul ha lavorato 3 anni prima per un breve periodo, finendo per essere licenziato a causa della sua scarsa affidabilità. Karen si salva per un soffio, ma non è in grado di descrivere il suo assassino. Non ricorda cos'è successo. Non ci sono piste da seguire nell'ambito della cerchia di parenti e amici della ragazza. E le indagini finiscono per arenarsi. Ma la telefonata è stata registrata, anche se chi ha chiamato non ha ammesso nulla. Si è limitato a segnalare il corpo di Karen steso a terra. L'inquietante tono di voce, però, fa sospettare che sia stato lui a ridurla in quelle condizioni. Senza nessuna certezza, non si può fare altro che aspettare. Paul se ne sta buono per 6 mesi, prima di avvertire di nuovo il bisogno di uccidere. Il 3 giugno 1981 vede Kimberly Compton, 18 anni, scendere da un autobus a St. Paul. Cresciuta in periferia, la ragazza si è appena diplomata e ha subito deciso di partire per St. Paul, a un passo da Minneapolis, dove spera di trovare un lavoro e di cominciare la sua vita da adulta. Purtroppo arriva il momento sbagliato, ovvero quando Paul è in giro a caccia di donne da uccidere. Paul la massacra con un punteruolo rompighiaccio, trafiggendola 61 volte. Per Kimberly non c'è scampo e muore di lì a poco. Paul chiama di nuovo il 911. You find me, I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself, I keep killing somebody with an ice. Anche se il killer stavolta non ha indicato il luogo in cui ha ucciso la ragazza, una pattuglia trova il cadavere quella notte stessa, ben visibile tra l'erba grazie alla giacca rossa che indossa. Come rivelerà l'autopsia, le ferite sul suo corpo risultano essere proprio quelle inferte da un punteruolo rompighiaccio.
Tra la telefonata e il cadavere c'è adesso un sicuro collegamento. In una delle sue tasche trovano la chiave di un armadietto della stazione degli autobus. L'armadietto 750 contiene una borsa e una sacca che lei ha voluto mettere al sicuro prima di esplorare la città e trovare una sistemazione. Sulla borsa c'è una targhetta con il suo nome. La polizia adesso può dare un'identità a quel corpo martoriato e, purtroppo, dare la tragica notizia alla famiglia. Si riesce anche a ricostruire i suoi ultimi istanti di vita. Arrivata alla stazione degli autobus, Kimberly ha messo nell'armadietto i bagagli e poi è entrata nel ristorante Mickey's Diner, che si trova proprio di fronte alla stazione. Dato che nessuno all'interno del ristorante ricorda di averla vista in compagnia di qualcuno, si pensa che Paul possa averle offerto un passaggio quando è uscita. Ma invece di portarla dove lei voleva andare, si è diretto dove poi sarebbe stato trovato il suo corpo. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I let this happen. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. La polizia di St. Paul dà il permesso ai media di diffondere la voce dell'omicida, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla. Da quel momento in poi sarà battezzato l'assassino dalla voce piagnucolosa. Vengono vagliate centinaia di telefonate di persone che rispondono all'appello, senza arrivare a identificare il proprietario della voce. Anche coloro che dichiarano di avere il sospetto che appartenga a una persona conosciuta, aggiungono che suona troppo distorta e alterata per esserne certi. Comunque sia, la polizia fa visita a chiunque sia stato segnalato. Niente di fatto. Anche i tentativi di rintracciare le telefonate si rivelano vani. Quando si arriva alla cabina telefonica, il chiamante se n'è andato da un pezzo. Il 21 luglio, Paul riesce in qualche modo a entrare in casa di Kathy Greening, 33 anni, e ad affogarla nella vasca da bagno, a Lauderdale. Dopo questo delitto, non chiama la polizia. Non ci sono ulteriori notizie su questo omicidio, né sul brusco cambio di modus operandi. D'altronde, Paul non fa mai le cose nello stesso modo. La prima vittima, Karen Potak, è stata picchiata ferocemente con una chiave svita bulloni. Kimberly Compton è stata pugnalata con un punteruolo e Kathy Greening è stata annegata. Sembra che Paul agisca sulla fantasia del momento, in base a quanto ha intenzione di far soffrire la vittima. Oppure si tratta di una tecnica per rendere più complicate le indagini. Ma allora perché chiamare la polizia? È un gioco? È una sfida? Questo lo sa solo lui. Strano come il nome di tutte e tre le donne cominci con la K. Probabilmente si tratta solo di una coincidenza, ma con i serial killer non si sa mai. Comunque sia, Paul confesserà l'omicidio di Kathy solo nel 1997, dopo aver trascorso in carcere oltre 10 anni. Prima di quel momento l'omicidio di Kathy rimarrà senza un colpevole. Confesserà anche l'aggressione di Karen Potak, della quale fino a quel momento non avevano mai potuto accusarlo, visto che nella telefonata aveva semplicemente detto che c'era una ragazza a terra accanto ai binari, ma non aveva ammesso di essere responsabile del crimine. Paul attende poco tempo prima di colpire di nuovo. Il 5 agosto incontra Barbara Simons, un'infermiera di 40 anni, in un locale di Minneapolis, l'Hexagon Bar. I due trascorrono la serata insieme e quando si fa tardi, Barbara si ferma a chiacchierare con la cameriera e le dice: «È un tipo carino. Spero che sia una brava persona perché mi darà un passaggio a casa». La brava persona finisce per pugnalarla a morte e il suo corpo viene ritrovato il giorno dopo tra i cespugli, accanto a una strada. Paul chiama la polizia e con il solito tono angoscioso dice parole agghiaccianti. Please don't talk, just listen. I'm sorry, I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my face. Oh, I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. Where are you? I'm just gonna... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both people. I'll never make it to heaven. Sebbene Paul dica di aver pugnalato Barbara 40 volte, in realtà sul corpo della donna verranno registrati più di 100 colpi inferti con il coltello.
Si arriva a una notte di fine agosto, il 21, quando Paul incontra Denise Williams, di 19 anni. Denise fa il mestiere più antico del mondo, perciò monta in macchina con lui credendolo un cliente come tanti. È facile per Paul parcheggiare in una strada senza uscita, in una zona piuttosto isolata. Senza dare il tempo a Denise di reagire, tira fuori un cacciavite e la colpisce numerose volte. Non ha fatto i conti con l'esperienza di Denise che, sulla strada, ha incontrato uomini di ogni tipo ed è quindi meglio preparata a difendersi. Malgrado Paul la stia colpendo a ripetizione, riesce a notare che tra i suoi piedi c'è la bottiglietta in vetro di una bibita. La afferra e la cala con forza sulla testa di Paul. Lo fa con tanta violenza che al terzo colpo la bottiglia va in frantumi. Paul, tramortito e sanguinante, smette di colpirla, dandole il tempo di scappare. Denise spalanca la portiera e si getta fuori. Non va molto lontano perché Paul l'ha già raggiunta per colpirla ancora. Le urla della ragazza attirano l'attenzione di un uomo, Doug Penning, che abita lì vicino e che sta dormendo con la finestra aperta. Doug interviene, aggredendo Paul e rischiando la propria vita, visto che l'assassino tenta di colpire anche lui con il cacciavite. Alla fine Paul si arrende, risale in auto e fugge. È grazie a quel buon samaritano di nome Doug se Denise riesce a cavarsela nonostante le gravi ferite. È stata colpita 15 volte con il cacciavite. Nel frattempo Paul è arrivato a casa con il volto coperto di sangue. Capisce che i tagli sono troppo profondi per essere curati con dei semplici cerotti e, spaventato, chiama il 911, come ha fatto tante volte. Stavolta però non è per giocare con la polizia, ma per chiedere aiuto. Where? 1505 Westminster. 1505? Yes. Westminster, what's the problem? I'm all cut up. I got beat up. What's your apartment number? 208, I'm bleeding. 208, where are you bleeding from? From my arm, my face, my head. Questa ultima chiamata gioca un ruolo cardine nella vicenda. La sua voce viene subito riconosciuta e Paul viene arrestato sulla base della testimonianza di Denise, che lo riconosce e lo inchioda definitivamente. Durante il processo, che si svolge nel 1983, l'ex moglie di Paul e la sorella si dicono quasi sicure che la voce piagnucolosa delle chiamate ricevute dalla polizia sia quella di Paul. Purtroppo questo non basta a collegarlo in modo certo a tutti i crimini, perché, come detto, la voce è troppo distorta, sia dal tono che dall'apparecchio stesso. Le telefonate non sono quindi accettate come prove definitive in tribunale. Viene però condannato a 40 anni per omicidio e tentato omicidio, rispettivamente di Barbara Simon e Denise Williams. Nel dicembre 1997, mentre sta ancora scontando la pena in carcere, gli viene diagnosticato il melanoma. Secondo i medici, gli resta solo un anno di vita. A 53 anni si decide quindi a confessare anche gli altri delitti perché, dice, vuole chiedere scusa alle famiglie delle vittime prima di morire. Il quadro a quel punto è completo, anche se dopo molti anni. Alle prime due accuse per le quali è già stato condannato a 40 anni, se ne aggiungono altre tre, per un totale di 2 tentati omicidi e 3 omicidi, che aumentano la condanna a 58 anni. Decisamente troppo poco per i crimini commessi. Ha brutalmente aggredito 2 donne e ne ha ammazzate altre 3. Paul muore l'anno dopo queste confessioni, il 12 giugno 1998. E nelle nostre orecchie rimane quella voce inquietante, da pelle d'oca, a tratti fastidiosa, che racchiude il pianto ipocrita di un mostro. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!